Tornata la senatrice Roberta Pinotti del Partito Grazie. Democratico, già ministro della Difesa. Possiamo partire proprio da quest'ultima sottolineatura di Vedullà, cioè i partiti devono fare un passo indietro, ci vuole un prefetto, un superprefetto, altrimenti la capitale è ingestibile. Ma io credo che sarebbe una sconfitta per tutti se la capitale d'Italia dovesse avere come unica via d'uscita il fatto di essere governata da un prefetto. Peraltro, per un periodo c'è stato anche il prefetto Tronca che ha Sì, è fatto andato molto un bene, ottimo infatti. lavoro, ma io credo che Qualcuno lo non si. rimpiange, forse, Io qualcuno. credo che non ci debbano essere scorciatoie, cioè la politica deve riprendere la propria autorevolezza, la propria capacità. Governare una città come Roma è sicuramente complicatissimo, però c'è chi lo ha fatto e lo ha fatto bene, e io ricordo il sindaco Rutelli, il sindaco Veltroni, questo è il giudizio che non soltanto io, ma insomma penso che sia abbastanza condiviso. Credo che quindi da qui si debba tornare, però mi permetta di dissentire da quanto ho ascoltato rispetto al giudizio sui 5 Stelle. Intanto noi come Partito Democratico non è che abbiamo il capo supremo che quindi comunicativamente spelle qualcuno, abbiamo un codice etico e sulla base di questo chi si è macchiato, essendo provata, perché noi siamo un partito garantista, di atti come corruzione o comunque di reati, viene immediatamente allontanato dal partito, è avvenuto parecchie volte in passato. Non è vero quindi che c'è questa eccezionalità. Che cos'è eccezionale? Qui è la tempestività comunicativa, una tempestività comunicativa che però non corrisponde per niente ad atti fatti nel passato. Io ricordo che a Roma non siamo davanti al primo caso, c'è stato il caso Marra, c'è stato il caso Non Lanzalone. sono Quindi, esponenti politici, però. beh, insomma, sono Erano quelli tecnici, scelti, diciamo però così. scelti dalla politica, Sì. e comunque diciamo molto interconnessi. C'è in realtà quindi una reiterata, diciamo, abitudine ad avere nella gestione del potere delle opacità, altro che trasparenza. Anche in una modalità di gestione poi interna delle cose non c'entra nulla, ma anche il caso Sarti è molto inquietante rispetto a quelle che sono le dinamiche di potere all'interno del 5 Stelle. Io non so chi abbia, non so bene, diciamo, come siano andate le cose, però sembra che ci siano vendette trasversali che in qualche modo partono. Quindi non ho per nulla un'idea di questo tipo. Credo invece che sia il Movimento 5 Stelle a corrente alternata. Ha avuto sindaci indagati, come la Raggi, come il sindaco di Livorno. Il PD non ha mai chiesto le dimissioni per questo, perché noi pensiamo che, cioè, l'indagato poi dovrà dimostrare ci sono i Sì. processi e quindi Ecco, questo però, lì si questo devono dare i elemento. giudizi, però se voi andate a vedere chi ha procedimenti, nella percentuale di amministratori 5 Stelle esistenti in Italia rispetto a quelli del PD, mi dispiace, ma nelle paginate che avete scritto, se voi fate una proporzione fra quanti sono quelli del PD e quelli dei 5 Stelle e quanti sono quelli che hanno procedimenti aperti, i 5 Vabbè, Stelle diciamo che sono di più. adesso è un bello spot per la notizia, chi vuole compra oggi il Senza dubbio, quotidiano anche perché e si non è così, documenta. anche perché non è. Fate